Vuoi sapere cosa mangiare nei tuoi spuntini? Bene ragazzi, oggi vi porto a Lidl e all'Eurospin a fare la spesa. Mi soffermerò su prodotti con rapporto qualità-prezzo e valori nutrizionali migliori. Tra questi ho scelto il budino proteico, lo yogurt greco e la barretta proteica. Bene ragazzi, li paghiamo e andiamo a valutare. Oggi li andiamo a testare insieme mettendo a confronto grammi, prezzo, valori nutrizionali e ovviamente, cosa più importante, la bontà. Se sono buoni oppure fanno schifo. Finito di fare questo, andremo, non oggi ma in un altro video successivo, andremo a paragonare chi vince dei due con il prodotto di marca. Iniziamo. Qua abbiamo l'Eurospin e qua abbiamo il Lidl. Allora, budino, partiamo dal budino. Assaggiamo con due cucchiaini diversi, ovviamente. Primo assaggio, potete vedere? Buono, eh? Buono, devo dire. Passiamo all'Eurospin. Cambio cucchiaino. Goccino d'acqua con Goldrake. Consistenza un pochettino più denso. No, ovviamente ragazzi, questo è a gusto. A me piace più questo. Per me vince il Lidl. Passiamo allo yogurt greco, prendo altri due cucchiaini, andiamo ad aprire il fatto, bella consistenza, bello denso, buono, buono, un pochettino più languido, Goldrake. Obiettivamente non sono male nessuno dei due, sono proprio sincerissimo. Devo dire che forse questo qua è un pochettino più buonino, però valori nutrizionali ragazzi, niente da fare, vince il Lidl. E adesso siamo alle barrette Lidl Eurospin. Andiamo ad assaggiare i ragazzi, che secondo me, vediamo un po', più o meno le ho prese dello stesso più o meno gusto. Questo è il biscotto e questa è l'arachide. Non è niente male, non è niente male. Sentiamo quest'altra. Ragazzi, a bontà sono buone tutte e due, sono sincero, perché sono buone tutte e due, però devo dire che a valori nutrizionali vince lei la grande. Conclusione di questo video è che vince il Lidl alla grande. Dopo questa vittoria lo andremo a confrontare con i prodotti di marca. Iscrivetevi al canale TL Fit e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, perché oltre a vedere video sugli allenamenti faremo dei video anche sui prodotti giusti da poter ingerire.